È morto all'età di 52 anni Luca Longarini, dipendente della Dago Elettronica e noto attore dialettale di Fano. Ieri, a causa di un infarto, era stato portato all'ospedale di Pesaro dai sanitari del 118. I medici erano intervenuti per una coronaria ostruita. Luca era stato in rianimazione, poi però non ce l'ha fatta. Tanto lo sgomento in città e in particolare degli attori della compagnia del GAF e dello staff del regista Harry Secchiaroli. Vincerò! Luca, infatti, oltre a diversi film in dialetto fanese come Gli Sbancati 1 e 2, era stato scelto come protagonista della serie de Il Commissario Moretta. Oggi abbiamo perso una grande persona, ha commentato sui social Secchiaroli, un uomo buono, sempre disponibile e sensibile, davvero un grande amico. Fonte di ispirazione per me, che pensai proprio a lui per interpretare il commissario Moretta, per come si muoveva, per come parlava, con quel suo fare da finto introverso, ma sempre di compagnia. Dal 2014 ad oggi, ha ricordato ancora una volta il regista, ti sei sempre trovato disponibile a metterti in gioco con successo in tutte le mie opere e te ne sarò sempre grato. La notizia di questa mattina mi ha lasciato incredulo e in lacrime. Stavo programmando proprio in questi giorni l'anteprima assoluta che avrebbe mostrato il tuo grande lavoro su questo personaggio. Luca era una persona che si faceva voler bene. Ho sganciato un centombo a un funzionario dell'Enel. C'è stacca la corrente a Fano in zona B13 alle 22:10 e slartacca a mezzanotte e mezza. Oh, solamente 100 euro! Oh, è stato breve, No, scusa, forse mi sono espresso male. Voleva di 100.000 euro. Il 52enne aveva collaborato anche con l'emittente televisiva Fano TV. Infatti, nel 2009 aveva vestito i panni di Donna Rosa, un personaggio che dopo il telegiornale teneva compagnia in modo simpatico e goliardico i telespettatori con il gioco dei tre pacchi. I funerali si svolgeranno venerdì 24 dicembre alle 9:30 alla chiesa di San Sebastiano a Bellocchi. Luca lascia la moglie Nicoletta e la figlia Chiara.